Sarri, 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 che stai combinando, Sarri? Che mi stai Non ce la faccio combinando? più, basta, ciao. Sarri, stai facendo cazzate, Sarri. Ti ci metti anche tu, oltre alle cazzate. Oggi faremo un video per mettere in ordine tutte le cazzate che sta facendo questo allenatore. Perché noi siamo sempre critici, sempre pronti a bastonare la società, però quando ci si mettono anche gli errori dell'allenatore, lo dobbiamo dire come lo dicevamo per Allegri. Sarri, stai facendo cagate, Sarri, Io non ce Sarri. la faccio più, Marco, parla non tu, ce la faccio qualcosa, di più, non ce la qualcosa, di faccio più. qualcosa, di qualcosa, di qualcosa. Basta, 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 Sarri, Sarri, oggi stai ha fatto delle cagate basta. mostruose. E continuando così, ripeto, a rischio tua panchina, caro La Sarri, panchina è a rischio. Occhio, che l'ho detto più di una volta. Occhio, occhio, occhio. raga. Che venerdì, intanto, questo può andare a più 4. Questo Conte, occhio, che venerdì può andare a più 4. Occhio, e tu vai a giocare a Roma con la Lazio a meno 4. Occhio, Sarri, occhio. Sarri, questi sono i classici punti che perdevi a Napoli, che ti costavano poi trofei e campionati. Questi sono i classici Questo sta pareggi da consegnando, perché Napoli. ormai questo sta consegnando, e io ne sono strasicuro che il campionato lo perderà. Così lo perderà, perché sono punti, buttati, E così ripeto, dal regalati. nostro punto di vista, a questa società fa anche bene perdere questo campionato. Così, va, finalmente Meglio così, perdiamo questo campionato. meglio Ci, così, beh, e forse questa società meglio così. capirà, cambierà modo di agire sul mercato. Forse si danno la sveglia, perché questa società, questa piccola società, ha bisogno della sveglia, ha bisogno di perdere il Basta, campionato. meglio Lo così, so che appunto, qualche meglio tifoso così. dispiace che lo vinca contro, ma è Meglio meglio così, così perché altrimenti non è uno. cambia mai nulla. E c'è l'arma a doppio taglio. Quando vi dico le cose, non fa molta gente nei commenti, gente che fa i fenomeni. Non dovete fare i fenomeni sul web. Ragionate col Sì, fanno i cervello, fenomeni. fenomeni, fenomeni di sto cazzo. Ragionate, non avete mai sentito. Mai, mai avete sentito i tifosi, i veri tifosi critici, perché c'era da criticare già ad agosto. Non avete mai sentito, adesso ve la prendete nel culo, adesso vi prendete il più 4, voi, non io, ve lo prendete voi, vi sta bene. Tenetelo Raga. nel culo il più 4 venerdì, se Conte va più 4 lo tenete nel culo, andate a fanculo. Ragazzi, abbiamo E detto. Sarri se ne va, Sarri se ne va a fine Ragazzi, stagione. Se perde il campionato, davvero, come io già sicuramente te l'ho cominciamo, detto, già il campionato lo perderà. ragazzi, purtroppo Se ne va, è un se ne va. ragazzi, è un mese che ci sono le avvisaglie, non dovete aspettare che poi succede. Guardiola è pronto, Noi Guardiola l'abbiamo è detto. pronto. Deve solo andare a prendere sta società di merda. Ragazzi, Di merda. ve l'ho detto, le avvisaglie Di c'erano. merda. Quando si vinceva con l'Atalanta e tutti a fare i fenomeni, perché criticate? Guardate che poi alla lunga gli errori li paghi, alla lunga. E E oggi qualche paga di giorno fa abbiamo Lazio. fatto il video con l'Atalanta. Schifo totale, era uno schifo, che Nemmeno. l'Atalanta è stato Ma uno schifo veramente, ma stiamo totale. scherzando? È stato uno schifo. Oggi la deviazione l'hai trovata, tu l'episodio ha premiato gli avversari, ci sta, ve lo prendete nel culo, ci sta, è così. Vi piacciono le vittorie con gli episodi, che dovete accettare anche i pareggi, l'episodio ti va contro. Dovete accettarlo, zitti, non potete parlare. Zitti, chi ha elogiato sempre questo mese e mezzo? Però, Sarri, però, è primo imbattuto. Zitti, è successo, zitto, oggi zitti, Zitti, prendetevi e sto venerdì se la pareggino. prendo pure nel culo. Zitti, perché Venerdì se la prendo pure nel culo, la a meno 4. società ha A meno 4 ripeto, se vincono la venerdì società ha questo. fatto errori madornali, ma Ok, oggi, non solo oggi, da un mese, Sarri sta facendo delle cazzate paurose. ok. Che Cominciamo. schifo, che Primo, vergogna, che primo. società di No, merda. ma adesso parliamo anche di Sarri, insomma. Vergogna di Paratici, E vergognati. adesso, ragazzi, vediamo gli errori E così cambierà qualcosa, se perdiamo lo Sì, è scudetto. l'unico modo. Non avrei mai voluto che lo vincesse Conte, sto Però, scudetto. ragazzi, Però se se ci lo vince, pensiamo, meglio così. è un bene. Meglio È così. un bene. Capisco che Adesso fa male ai venitemi a dire, tifosi, iscrivetemi, venitemi a dire, ma come fai a dire che. È Non un me ne bene. frego un Per questa cazzo! società è un Non me ne frego un bene, ragazzi. cazzo! Visto che le cose non cambiano mai, Bisogna perdere lo scudetto, bisogna e perderlo, se bisogna ogni perderlo. scudetto che vince, la società si è sempre Si illusa culla, e i tifosi. siamo forti, non c'è bisogno di niente. Invece se lo perdiamo magari, Salta qualche salta testa! qualche Salta testa qualche e si testa! cambia questo modo di fare mercato, quindi Basta! si comincia a fare Mi gli sta acquisti che bene! servono e non i parametri zero, i tappabuchi. Voi andate a meno Forza. 4 se vince venerdì! Non noi, Se ragazzi. vince Conte con la Roma, voi, non io, voi! Affanculo! Un mese e mezzo che critichiamo, quindi non è che noi le cose abbiamo dette. Poi A ripeto, tutti i difensori cominciamo di adesso merda! con gli errori clamorosi di Sarri. Teste di cazzo! Cominciamo con gli errori. Teste di cazzo! Cominciamo a fare un po' di elenco degli Affanculo! errori clamorosi di Sarri. Primo, ma voi avete mai visto una squadra che
mette il secondo portiere così all'improvviso titolare. Ma nelle altre squadre c'è un portiere titolare che gioca sempre, a meno che di turno. Oggi qual è il motivo di fare turnover con l'Inter a meno uno? Qual è il motivo di mettere Buffon? Qual è? Come cazzo fai a fare esperimenti? Sai che sei a un passo da essere scavalcato da sto, da sto merda di veramente. Metti un pensionato. Poi metti un pensionato in porta. E metti un pensionato va, in porta. Va. Ma Buffon deve fare, dirà qualcuno, deve fare un po' di presenza. Le fa in Coppa Italia. C'è la Coppa Italia, gioca in Coppa Italia. O quando sta più 7, più 6. Ma non a meno uno con Conte può scavalcare, metti Buffon. Che se abbiamo visto Buffon è finito da due ma anni. Ma perché? Sono cose per le papere, fa, ma perché non fa nessuno che ma questo nessun è un allenatore. Ma non allenatore bravo, anche l'allenatore di Serie C c'ha i titolari e li mette. Poi ripeto, primo errore, secondo errore. C'è un giocatore che da un mese fa schifo veramente anche ai cani. Eppure sta giocando titolare, il signor Giradischi, da un mese che fa cagare ed è sempre titolare. Allora, con tutti i limiti che ha la rosa, ma sarà peggio di Giradischi Ramsey? C'ha i Rams e gioca a giradischi. Ma ragazzi, ma santo Dio, ma è possibile? Andate a fanculo. È un mese che lo diciamo. Fanculo, ma non lo diciamo anche fanculo, quando vinciamo, però. Andate, non lo diciamo anche quando vinciamo. Voi vi cullavate, però abbiamo vinto. E oggi ha visto 2-2 e vi sta bene. Vi sta bene a voi che difendevate sempre tutte le scelte. E adesso vi sta bene. E adesso vi non rompete bene, i coglioni a dire. Bene, sì, ma venerdì posso andare a bene, più 4. Ve la tenete bene, nel culo. Vi sta bene. Ve la tenete nel culo. Quindi Sarri c'ha questa fissa di Bernardeschi e sta prendendo nel culo lui e voi. Lui e voi la prendete nel culo. Poi terzo errore. Attenzione. Perché se non vinci il campionato, questa società sappiamo come la pensa. Poi, terzo errore. E lo sappiamo tutti terzo, come andrà a finire. Terzo errore. Marco, ma tu mi ricordi una squadra che ha il giocatore più in forma e lo lascia in panchina? Cioè, ma Dybala in questo momento, no? Abbiamo visto. È un attaccante, quando c'ha il piede caldo che è in forma, deve giocare. Perché è andato in panchina oggi? Non c'è neanche la Champions tra due giorni. Non c'è. Qual è il motivo di lasciare Dybala in panchina? Perché non è un gestore, non sa gestire, così, non capisce lui i momenti. Non è un allenatore top, La Juve è più grande di lui, cioè, lui vuole come ha detto Luigi, ti saluto. La Juve è più grande di te, Sarri, devi andare via! Cioè, capito ragazzi? Devi andare via! Cioè, il giocatore più in forma... Ma faccio una domanda, ma l'Inter no? Ma non e non voglio che vai via perché non mi piace come allenatore. Non rompete i coglioni adesso di... Perché è più grande di lui la Juve. Lo ha detto anche Luigi nel suo video tempo fa. Ascoltate, ignoranti. Purtroppo ragazzi, ignoranti. Sarri si sta dimostrando inadeguato a un top club. Purtroppo è così ragazzi, perché ripeto, ignoranti. Dybala in questo momento è in forma, ma non esiste che fa panchina. Ma com'è possibile? Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Non sa gestire, non è un da Juve. Faccio brutto un esempio, ma in questo momento l'Inter rinuncia alla Toro Martinez. Infatti, ha avuto solo culo fino adesso. Gioca, i più in forma giocano da che mondo è mondo. Cosa serve fare esperimenti? E quarto punto critica a Sarri che si ricollega alla terza. In questa squadra, ancora dopo dicembre, non sappiamo qual è la formazione titolare della Juve. A dicembre ancora andiamo avanti con gli esperimenti e in attacco prima Ronaldo Higuain, poi Ronaldo Dybala, poi di nuovo Ronaldo Dybala, poi si era partiti con Tridente, cioè, ma... può giocare Danilo, cioè, può giocare Quadrado, poi a centrocampo non so se gioca Mbappé, vaffanculo, può sparire Rabiot, gioca Ramsey, ci sta bene, così salta qualche testa, ragazzi, vaffanculo, vaffanculo, caro Sarri, devi trovare un 11 titolare, ma che cazzo trovo ormai, caspita fai questi esperimenti a dicembre, li hai lasciati ormai, punto, ma che cazzo trovo ormai, questi sono errori, quindi ragazzi, il signor Sarri sta sbagliando clamorosamente. Non vi nascondete dietro al paravento dell'imbattibilità, che poi cade. È più grande di lui la Juve, è più grande di lui. Cade il paravento, ragazzi. È più grande di lui. Sono errori clamorosi. Di uno che si crede chissà chi e ancora non è nessuno. È andato a contattare Guardiola subito, subito. Altro che le puttanate che ho sentito a fine stagione. No, ma poi altra quindi, ragazzi, cosa. Ripeto, vediamo questo scudetto non lo vincerà Conte, lo perderà Sarri. Casomai lo sta perdendo Sarri. Perché questi sono i classici pareggi che lui faceva a Napoli. Questi blackout che aveva a Napoli. Lì era, ecco perché lo vinceranno. Perché lo perderà lui. Lo perderà. Lo regali tu. Vi sta bene a voi. Quando a vi ho sempre detto. Tutti facevano finta di niente, avete fatto tutti i saputelli. Genoa, quando io vi dicevo, Bologna, questa Torino, squadra, Juve, con questo allenatore, Juve, ogni partita è aperta. Ogni partita, non è possibile che partiamo sempre con uno, con un gol subito. Ogni partita c'è sempre stato un gol subito. Tranne una volta o due,
sempre un gol subito. Oggi addirittura due. Oggi può ogni partita oggi io subisco gol con Sarri. Oggi può ammesso. Quando vi ho detto questo, avete fatto i saputelli. Prendetelo nel culo il più 4 se vincono verdi e azzurri. Prendetelo nel culo. Caro Sarri, caro mi sta bene. Caro Sarri, e vaffanculo e vattene via. Caro Sarri, se continui così, bye bye, bye bye a fine anno. Mi dispiace. Vaffanculo. Ti confermi inadeguato. Ti confermi quello che avevo come paura. Ha detto Luigi, è più grande di lui la Juve. Dice, ignoranti, ignoranti, ascoltate chi ne capisce di calcio. Ha detto una cosa sacrosanta. Ignoranti. Ma aspetta, ma lo dicevamo anche noi. È più grande di lui la Juve. E questo qui, questa cosa l'ha capita anche Ronaldo, che è più grande di lui. Ve lo dissi a giugno, ragazzi. Vergognati. Hai preso una scommessa. Non è una certezza, Sarri. Non è un top. Non è un ragazzi. Non è un top. La brutta cosa. Non è un allenatore per certe panchine. Oh, Gasperini, ragazzi. Non è che può mettere la Juve. E Sarri su quella scia di Gasperini. No, no. Oltre un certo step, Napoli non può andare, Sarri. Ragazzi, la Juve è un altro livello. E Juve è roba per i Guardiola, per i Mourinho, per i Klopp, per gli Zidane. Per questa gente qui. Per questa gente qui è la Juve. Come Barcellona, Real, punto. Non è dei Conte, non è dei Sarri. Non è per questa gente la Juventus. Almeno, non una Juve che punta alla Champions League. Non è per questa gente, punto. E adesso rompete i coglioni. Oh. E per ragazzi, lo più pure la questione con Ronaldo. Si ragazzi, vede proprio, è evidente. Detto, è evidente. Ragazzi, è evidente, ignoranti. C'è qualcosa che non ci hanno detto, ragazzi. Secondo me, la mia impressione, Ronaldo gioca proprio scazzato, proprio ha qualcosa con Sarri, ragazzi. Non mi stupirebbe se proprio Ronaldo avesse chiesto l'esonero di Sarri a fine stagione. Non mi stupirebbe. Adesso magari stanno esagerando. Questa è la mia opinione. Ronaldo non c'ha voglia, ed è strano ragazzi, non c'ha voglia, lo vedi proprio, non è una questione di gambe, è di testa. In Portogallo, con la nazionale gioca felice, un altro stato d'animo, gioca felice ragazzi, la testa fa queste cose, in nazionale gioca bello, libero e contento. E non mi venite a dire, non è contento, e qui voglio dire anche un'altra cosa, il centrocampo dell'Inter non è superiore al nostro, come cazzo è che giocano sempre stessi o comunque perché l'allenatore ha fatto fare le cose, gioca, fa le cose semplici, non fa le in cose questo momento gioca meno peggio perché, l'Inter di noi. Perché Sarri vuole fare il fenomeno facendo esperimenti? Non devi fare esperimenti, un 11 titolare, altrimenti come si affiatano i giocatori, caro Sarri? Non trova mai l'affiatamento, l'affinità ai giocatori, se cambi sempre. Quindi Sarri, ti stai dimostrando non da Juve. Vabbè, è più grande di lui, ragazzi, è più grande ragazzi, di lui, è più grande di lui. Vi salutiamo. È adesso. Una cosa che vi dovete tenere adesso. Iscrivetevi al canale. Il più 4 se venerdì questo vince. Quindi, questo qui non arriverà a fine stagione. Questo qui verrà esonerato per la società. Se non ragazzi vince il campionato, se la società la conoscete tutti, se non li porti lo scudetto. Purtroppo, purtroppo per voi, per i difensori, per gli amanti di scudetti, vi dico per fortuna, perché secondo me sarà solo un bene, ragazzi. Perché deve saltare. Quindi, qualche testa. Caro perché, Sarri. Perché sappiamo. Caro Sarri, continua così e ci salutiamo. Ciao, ciao, ciao Sarri. Bye, ciao, bye Sarri. Ciao. Bye, bye difensori. Ciao.